tentativo di pressing. Palla per Sané. Intervento prezioso questo. Pericolo, palla persa. Palla per Sané. Possono trovare il gol del pari, attenzione. L'arbitro assegna il calcio di rigore, attenzione perché potrebbe arrivare il pareggio. Il portiere paga con l'ammonizione l'intervento precedente. Realizza il calcio di rigore. Rigore calciato con sicurezza, direi, come ci mostra questo replay. Ha visto il portiere che si stava spostando da una parte e l'ha messa centralmente. Trasformazione perfetta. Possesso palla interrotto. Ha sui piedi il pallone del vantaggio. Alexander Arnold. Mette in movimento Tchouaméni. Williams. Possono passare in vantaggio. Pallone in gioco, attenzione. Nulla di particolarmente rilevante. Vantaggio solo sfiorato, perché decisivo il portiere, che ha salvato porta e risultato con un intervento prodigioso. Guadagna metri. Vuole rimbucare. Ottimo intervento del portiere. Qui. Palla profonda di Dembélé. C'è spazio, attenzione. Intervento riuscito. Occhio ad Haaland. Prova a farsi avanti. Ha il pallone del possibile vantaggio. E c'è la rete. E dunque si riporta in vantaggio. Il punteggio adesso è di 2-1. Bennacer. Palla per Di Lorenzo. Prova a sfidare la difesa avversaria. Sané potrebbe trovare il pari. Troppo centrale qui davvero per impensierire il portiere. Contrasto di luce, possesso recuperato. Bravo qui, la tiene in campo. Attenzione a Haaland. Si oppone con sicurezza qui il portiere. La respinta, ma il pallone è ancora lì. Smetta la minaccia. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Riconquistano il possesso recuperando il pallone. L'arbitro assegna il fallo laterale. Lascia partire il traversone. Nessun problema. Occhio ad Haaland. Haaland. Avanza col pallone tra i piedi. La gira indietro per chi può fare. E il pallone entra. Adesso hanno due gol di margine. Siamo 3-1. Magari non finirà così. Di
Di Lorenzo. Continuano a spingere. La tocca dietro. Ha provato a sorprendere il portiere da sotto misura. Oblak ha risposto presente. Tornano ad affacciarsi dalle parti dell'area avversaria dopo diversi minuti. Corner da sfruttare per dimezzare lo svantaggio. Respinge Modric. Ha spazio per tirare. Parata eccezionale. Entrata perfetta, riconquista il pallone. Occhio al cross nel mezzo. Bravi qui a bloccare tutto. Ecco il duplice fischio dell'arbitro. Si chiude la prima frazione al Celtic Park. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Tocco per Iñaki Williams. Occasione importante. Tira respinto dal difensore. Occhio al pallone in mezzo. Il portiere raccoglie il pallone senza problemi. Ecco Tomori. Entrata decisa. Sostengono la manovra qui. Cross in area. È chiuso? Vediamo se inventa qualcosa. Fa il suo dovere qui il portiere. Tocca su Dembélé. Gioca la palla dietro. E c'è il gol che può riaprire tutto. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. Va via nell'uno contro uno. Intervento provvidenziale che evita guai. Si libera bene qui. Un'altra rete e adesso la parità. Sono riuscita a rimontare fino al pareggio, un'impresa fantastica. Intervento troppo vigoroso, sarà calcio di punizione. Robertson. Ecco Sané. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Possesso consegnato agli avversari. Si libera bene, occhio perché è solo. Il portiere non la tiene, palla ancora viva. Riescono a recuperare bene. Sané. Può girare il pallone. Hanno la chance per portarsi avanti. Intercetta bene qui il pallone. Ousmane Dembélé. Robert Pires. Occhio qui al contropiede, la difesa è messa male. Tackle davvero efficace, ha allontanato il pallone.
Ha spazio per andare. Perde il controllo della sfera. Williams. Sané. Occhio a Dembélé. L'arbitro non interrompe, c'è norma del vantaggio. Ha la palla buona. E il portiere dice di no. Pires recupera il pallone. Prova a raccostruire qualcosa. Hanno reagito bene, hanno evitato di farsi schiacciare, ora possono ripartire. Sale l'urlo dei tifosi sulle tribune, chiedono un ultimo sforzo alla loro squadra per provare a vincerla. Sané. Suggerimenti in area. Gol! E che vantaggio adesso, grande rimonta. La regia ci mostra il replay del gol da un altro inquadra finora. Sfruttando direi molto bene l'assist all'indietro. Ha raccolto il suggerimento del compagno e l'ha messa dentro da distanza ravvicinata. Intercetta il lancio e riconquista il pallone. Modric. Attenzione, perde un pallone pericoloso. Occhio perché questo può essere il pallone giusto. E c'è il gol, è immarcabile oggi, è tripletta per lui. Non capita spesso di vedere 8 gol nella stessa partita. Oggi è così, 5-3 il punteggio. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Attenzione, grande possibilità. E c'è il gol, il punto esclamativo. Tre reti di vantaggio adesso e notte fonda per gli avversari. Un gol non tra i più difficili, come documentano queste immagini, va sottolineata però la prontezza con cui è conclusa la rete da quella posizione. Pires. Supera il marcatore. Palla gol questa. E c'è il gol, accorciano le distanze, forse un po' troppo tardi. Il replay ci permette di apprezzare meglio la giocata con cui si è liberato del difensore. Un gol facile facile, da sotto misura. Nulla da fare per il portiere. Con il numero 5, Robert Pires. Mancano 3 minuti alla fine della partita. Avvicinamento nelle file della formazione ospite. Termina qui la partita. Si riprenderà con un fallo laterale. Numero 8, Erling Haaland. Dentro con il numero 11, Robert Lewandowski. Attenzione all'intervento dell'arbitro, vediamo se estrae il cartellino. Arriva il giallo per Robertson. Cartellino a mio avviso meritato. Minuti di recupero, così indica la lavagna. Ecco Tomori. Perde il pallone Tomori. Finisce qui, ottimo risultato anche grazie al fattore campo. Un successo accolto con gioia dai tifosi che hanno ha disputato una partita eccezionale, una grande gara. Madre de Dios, Pierre! Ha tentato senza pietà la difesa avversaria, bucando la rete per ben 3 volte, trascinando di prepotenza la squadra alla vittoria. Caparbietà, spirito di iniziativa e freddezza sotto porta sono gli ingredienti di questa prestazione incredibile.